Che bello pure. Finché mi dibatterò, mi lamenterò, farò un malazzè insieme a tanti operatori che ormai nel tempo sono, diciamo, con noi da 7 anni. La prima cosa da fare, chiaramente, voi avete uno degli obiettivi di Malazè in questi 3 anni di anteprime, è stato quello di far emergere, a parte tutto il bello e il buono, anche strutture come queste. Villa Taurinus è un'altra grande espressione. Diciamo che con oggi, con Villa Taurinus, chiudiamo il ciclo delle ville dei Campi Flegrei che hanno dentro di sé testimonianze romane. Allora, ci siamo, si parte. 7ª edizione di Malazè 2012. Rosario Matter, allora, le novità di quest'anno? Beh, le novità prima di tutto sono la conferma di tutto il bello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché a furia di dire novità, dimentichiamo che praticamente noi in questi 7 anni abbiamo costruito un vero e proprio format, abbiamo creato un'offerta turistica integrata che prima non c'era e che forse negli ultimi tempi si sta consolidando, però le novità ci sono. Partendo da Pagine da Gustare, un gioco che tu conosci molto bene, quest'anno all'interno di Malazè ci sarà quasi un festival letterario, insomma una cosa molto bella che è nata con Francesco Escalona e il Diario del Viaggiatore. Così come apriremo con due iniziative molto particolari, apriremo con uno spettacolo alle Larsena con un gruppo di giovani attori che faranno uno spettacolo molto bello che si chiama Fare Anima, e così come termineremo Malazè con un altro spettacolo praticamente all'interno dell'arco del Lago d'Averno con un'associazione che si chiama Artemide, quindi teatro, libro, scrittori, quindi vuol dire che oltre al vino e al cibo e al territorio incominciamo ad aggiungere elementi che sono veramente importanti per attingere e far venire qua un segmento, un viaggiatore di qualità nel nostro territorio. Quindi stiamo rinforzando quello che era il piccolo lato culturale che aveva già preso piede, insomma, nelle altre edizioni, ma quest'anno lo vedi, lo senti più maturo, lo senti più pronto Malazè? Ma prima di tutto sento che io non ce la faccio più e spero che, diciamo, da quest'anno in poi, dall'anno prossimo in poi, alcune cose possano cambiare in meglio. Sai benissimo che il problema principale è reperire risorse, ogni volta è una fatica immane mettere insieme, grazie alla volontà, al volontariato degli imprenditori, io chiamerei anche volontariato degli imprenditori, in un periodo di crisi tu vedi oggi praticamente qui ci sono tutti hanno lasciato i loro locali, ci sono le cantine, ci sono i ristoratori, e quindi questo è un fatto molto bello, anni fa questo non c'era, e quindi questo è una buona speranza per fare in modo che domani, il futuro prossimo, qualcuno ci possa venire vicino e incominciare ad investire nel progetto Malazè. Abbiamo bisogno di imprenditori più che della politica, di investire nel progetto Malazè. Questo è importantissimo. Comunque l'appuntamento con Malazè, quindi dopo questa anteprima, a quando sarà? Malazè 8-18 settembre, quindi sono 11 giorni ricchi di eventi, sono quasi 100 eventi che, come sapete benissimo, vanno dalla visita in cantina al sito archeologico. C'è questo abbinamento che ormai è consolidato, che ormai non è più solo un fatto di Malazè. Ah, il mio sogno è uno solo praticamente alla fine, fare in modo che Malazè diventi un grande festival dell'enogastronomia dei Campi Flegrei, dell'archeoenogastronomia dei Campi Flegrei. Noi dobbiamo fare in modo che invece di andare alle famose fiere, fare in modo che settembre diventi la grande fiera dell'offerta archeoenogastronomica dei Campi Flegrei. Quello è il mio sogno ed è il progetto, tra l'altro, non è più un sogno. Allora, anteprima di Malazè, Villa Taurinus, e siamo insieme allo special guest che è Gianni Milano. Come mai quest'anno hai voluto prestare, insomma, la tua opera, se così vogliamo dire, a questa grande rassegna che noi teniamo tanto nei Campi Flegrei? Allora, intanto grazie, e diciamo che non presto un'opera, neanche la professionalità, cioè sono presente, sono molto amico di Rosario, con cui abbiamo condiviso tante cose nel passato, quindi lo faccio con grande gioia, sono del territorio e quindi quando si fanno cose così belle in questo territorio per me è sempre un piacere, un onore esserci e soprattutto se posso dare un contributo. E che cosa ne pensi invece quest'anno dell'organizzazione di Malazè?
Allora, intanto l'organizzazione secondo me è fenomenale, ma non è un Cicero pro domo sua, non sto facendo un elogio né una captatio benevolenza a Rosario e tutta la sua struttura. Io credo, e non è neanche un'invettiva contro la politica, nel senso che io credo che un'organizzazione del genere, che per 7 anni riesce a portare avanti una manifestazione così importante, così ben strutturata, con la partecipazione di tanti imprenditori e di tante professionalità, senza un contributo pubblico, se non alcuni servizi, come dire la polizia municipale, i permessi, eccetera, eccetera, questo è sicuramente un pregio, un fiero all'occhiello per chi organizza e per il territorio. Ci seguirai quindi in tutta la rassegna, quindi negli 11 giorni che ci saranno a settembre e anche nelle varie anteprime? Mi auguro di farlo non solo stando sul territorio, ma magari facendo anche qualche piccola cosa dagli studi di Roma. Allora questo ce lo auguriamo, quindi aiutaci un po', dacci un po' di visibilità, perché i Campi Flegrei sono anche un po' nel tuo cuore, come hai detto, e quindi grazie di quello che fai. Lo farò sicuramente, grazie a te. Allora, Malazze 2012, siamo qui a Villa Taurinus insieme a Gino Sorbillo, che è uno degli ospiti di questa presentazione, di questa anteprima di Malazze. Gino, tra l'altro, ormai è veterano dei Campi Flegrei perché ha fatto già diversi eventi sul territorio, ma ha intenzione di fare anche qualche evento proprio dedicato a Malazze? Sì, in effetti innanzitutto voglio premettere che sono innamorato di questo territorio ed ogni volta scopro sempre qualcosa di nuovo. Quest'anno noi in accordo con il direttore del carcere femminile di Pozzuoli abbiamo intrapreso un corso per le pizzaiole, per le detenute che hanno, in effetti, a cui abbiamo trasmesso la pizza, l'arte della pizza. Siamo io, Enzo Cocci e Attilio Bachetti della pizzeria Montesanto. Quindi venerdì 15 ci sarà la conferenza stampa lì nel carcere, dove tanti giornalisti saranno invitati per gustare la pizza fatta con completamente dalle detenute, dall'impasto in poi, dal condimento, stesura, condimento e quindi cottura. Quindi anche questo è stato un ulteriore segnale di disponibilità. Tra l'altro ci trovi molto d'accordo, perché Malazze per diversi anni ha fatto proprio le cene all'interno del carcere femminile per aiutarli, quindi abbiamo visto che le detenute hanno risposto bene, quindi siamo sicuri che avranno fatto una bellissima esperienza anche con te. E invece per Malazze quest'anno? Quest'anno ci saranno delle sorprese, stiamo organizzando con Rosario qualcosa di nuovo che magari nei prossimi giorni vi comunicheremo. Gino, però mi hanno detto che per Malazze farai una speciale pizza. Sì, in effetti non potevo non fare la oramai nota pizza parlante, quindi farò la pizza Malazze, in effetti con la base rossa di pomodoro e la mozzarella che io scolpisco, si può dire, formando appunto il nome Malazze, la dedicherò al prestigioso evento. Ok, allora alla pizza parlante di Malazze. Grazie, ciao. Ciao.